E ritorniamo a Sassari, ritorniamo in Sardegna dal nostro giro per il mondo e ritorniamo al premio Vermentino. Massimo, sei andato a scolarti una bottiglia di Vermentino? Ah, vedi, cioè sei anche muto, l'abbiamo mutato. Perfetto, guarda, fa ampi segni, cioè ormai siamo in preda. Allora, altre iniziative della Camera di Commercio di Sassari che in qualche modo vi fa piacere presentare questo Salone del Libro 2024? Una delle cose di cui forse non abbiamo parlato è la novità di quest'anno, del 2024, dell'annata 2024. Vogliamo portare a leggere i libri, a parlare di libri, a raccontare di letteratura e di storie, anche persone che in genere non troveresti in libreria. Per cui abbiamo ipotizzato di poter fare una sorta di emigrare. Autori in cantina. Esatto, con i nostri autori in cantina, cioè portare gli autori dei libri direttamente nelle cantine, dove sarà più facile parlare di vini e di enogastronomia davanti a un bicchiere di Vermentino. Ovviamente ogni autore sarà abbinato ad una cantina. Padrona. Quali curiosità ti... Scusami, senti, Pietro. Vuoi che ti promuoviamo davvero la Sardegna? Perché noi, guarda che... Da questo punto di vista siamo, cioè, abbiamo una grande, la Vanna Marchi della Sardegna, veramente, no no, però ci abbiamo, sai, una... perché c'è anche un'altra cosa che forse può incuriosire i nostri telespettatori, e si chiama in sardo, si chiama Salute Trigu. Salute Trigu significa salute e grano, perché quando c'è la salute e c'è il grano, almeno un tempo si poteva fare il pane, dunque le famiglie potevano vivere, potevano sostenersi. E questa cosa è sparsa per tutto il Nord Sardegna. Da aprile a dicembre abbiamo oltre 200 giornate di Salute Trigu, musica, letteratura, di tutto. Cinema, di tutto. Quindi se volevi un attimo di promozione, allora, proprio... Sulla promozione, a questo punto, visto che siete ospiti di Camera di Commercio, io vi riservo il momento Mai Buongiorno, che è il momento quiz. Cioè, noi abbiamo qui, lo vedete, oramai mi sono attrezzato, cioè è la mia domanda cult. Scusa, non ho... Vabbè, abbiamo qui i nostri grissini, eccoli che ci stanno qua, sono della... no, non si dice, comunque sono grissini piemontesi. No, li vedete? Sì, belli. Li vediamo. Adesso, per vincere una borsa di Camera di Commercio, noi dobbiamo abbiamo un ospite qua che verrà. Prego, prego, si accomodi. Benvenuto, come si chiama? Elisa da Sassari, anch'io. Elisa da Sassari, però a questo punto potete aiutarla. Sì, allora, la domanda sulla cultura piemontese di alto livello, cioè proprio di altissimo livello, è la seguente: perché furono inventati a fine 1600 i grissini piemontesi? Perché furono inventati questi grissini? Poi, se vuole, gliene faccio mangiare uno, io non le faccio compagnia perché sono celiaco, ma perché furono inventati? Abbiamo, li tenga, ecco, li tengo così almeno magari la ispirano, no? Cioè, primo, per curare il grosso problema dell'obesità, che si sa a fine 1600 tormentava il regno di Sardegna. Quindi, questa è la prima possibile risposta. La seconda, no? E per il costo del grano, cioè, quindi era una politica di fallimento dei mugnai praticamente da parte del re. Terzo, perché l'erede al trono, il figlioccio del re, era un po' schizzinoso e non gli piaceva la mollica. Allora, adesso vediamo un attimo. Aspetta, facciamo così, vediamo quale suggerisce. Non gli piaceva la mollica? Niente? Io suggerisco veramente questa obesità, che a quei tempi, allora, con tutta quella fame, cioè, con sicuramente tutta quella fame, ci voleva la risposta, sì. È che non gli piaceva la mollica. Ed è esattamente questa. Però, visto questa l'abbiamo già fatta tante volte, noi sappiamo che lei è una bulimica consumatrice di Rete7, non può fare a meno della nostra televisione, io gliene faccio un'altra, perché questa qua l'abbiamo già fatta diverse volte. Tra questi formaggi, qual è originario della provincia di Torino? La caciotta, la fontina e il saras del Fen. La caciotta, la famosa caciotta di Carmagnola, cioè proprio spopola. La fontina,
cioè la fontina di Collegno, no? E, oppure il Saras del Fen. Il Saras del Fen, perfetto, e quindi abbiamo diritto due risposte esatte su due al nostro piccolo premio, ma bello, piacevole, la borsa di Camera di Brava Commercio. Elisa. Grazie.